Salve ragazze, questa volta parliamo di Kiko e torno a fare un video, spero veloce e mono brand appunto, per questi colori che voi in teoria dovreste aver visto in diversi video haul, però ovviamente non a tutti interessano il video haul, quindi vi rifaccio vedere la mia collezione di Long Lasting Kiko. Allora, mentre vi faccio vedere i colori, ve li swatcho, vi dico anche che cosa ne penso. Allora, io non sono stata da subito colpita da questo tipo di prodotto perché non mi sembrava idoneo per me. Perché comunque non tutti li posso mettere dentro perché alcuni hanno dei glitter che mi danno fastidio, perché secondo me cambia molto la formulazione tra i primi che hanno fatto, questo è il numero 15, e quelli successivi. Tanto è vero che anche adesso, se io vi dovessi dire tra i primi che ho acquistato e gli altri, io una differenza la noto. Non so, non sono riuscita ancora a inquadrare questo qui, che è il numero 15, se appunto l'ho acquistato, diciamo, adesso che hanno ricambiato, hanno rivisto la linea. Però mi sembra che qualcosa sia cambiato, ora poi magari me lo dite o voi o meno, però rispetto allo 05 mi sembra che tutti gli altri abbiano comunque una marcia in più, sì che questo comunque io l'ho utilizzato molto, per carità, però comunque mi sembra che ci sia stata un giro di boa e comunque sicuramente per me il mio giro di boa è stato questo qui. Scusate, il 28 della collezione limitata che adesso c'è anche in collezione permanente, che è stato appunto questo colore bellissimo. Siamo tutti d'accordo sul fatto che sia stato rovinato da dei glitter dorati, che però magari se evitiamo, insomma, se evitiamo di sfumarlo troppo non si notano tanto. E devo dire che secondo me appunto questo è stato il motivo per cui ho deciso di acquistare gli altri, quindi io prima avevo soltanto lo 05 che non mi aveva fatto impazzire sì, e poi avevo acquistato il 28. Tutti gli altri sono venuti dopo. Gli ultimi due sono appunto il rosa e il lilla. Il mio grandissimo, grandissimo veramente amore è questo qui, perché finalmente ho trovato un blu elettrico che scrive all'interno dell'occhio ed è questo. Ok, sono tutti prodotti molto scriventi, ottimi come base, ottimi come eyeliner, vanno bene appunto come vi ho detto anche all'interno dell'occhio, soprattutto quelli opachi che comunque non hanno problemi di glitter, di cornea, eccetera, eccetera. Danno quel non so che, questo è il 39. Quell'altro, questo era il 44, danno quel non so che al trucco che lo rende particolare. Vi ho fatto vedere come cambia un trucco, un ombretto con questo colore qui da base sotto un ombretto appunto Wycon, color appunto taupe satinato molto bello, e questo gli dà proprio una marcia in più. Ed è un colore molto particolare. La cosa bella, secondo me, di questi long lasting, a parte appunto la altissima pigmentazione e l'ottima durata, questo è proprio anche bellissimo, è il fatto che da soli possono già fare il trucco e sapete che comunque vi dureranno molto, però in quel caso io magari opto sempre per mettere sotto un primer, ma appunto la cosa principale è che hanno questa differenti destinazioni d'uso, quindi potete fare quello che volete con questi, potete giocare veramente molto, sono sfumabili, poi si fissano, quindi rimangono. Se amate appunto quei trucchi scenografici, questi sono ottimi anche da fare. Io non so se vi ho fatto vedere il 17, appunto, che era il blu scuro. Questo qui anche è ottimo e bellissimo, sia per gli occhi verdi che per gli occhi castani. Io lo utilizzo spessissimo in combo con il 28 e faccio un trucco soltanto con questi due e viene benissimo.
Questo anche ve l'ho fatto vedere in combo e ho fatto anche un video applicazione con questo è un grigio con dei toni sul verde molto belli, mi pare con un ombretto Catrice. Veramente si esaltava tantissimo. Quindi questi sono i 10, se non erro, che ho io. E devo dire che sono uno più bello dell'altro, assolutamente. Come vi ho già detto, io questi ve li straconsiglio. Ho deciso di fare un video che li racchiudesse tutti quanti perché appunto sono tra le più richiesti, insomma, i video con questi long lasting, sia per quanto riguarda l'applicazione, sia per quanto riguarda poi gli swatch e terzo, sono quelli che a me chiedete di più, dei pareri, insomma, molto specifici su questi tipi di prodotti, quindi vi volevo accontentare e vi ripeto, secondo me sono tutti molto molto belli. Sicuramente sul tubo, insomma, ci saranno ragazze che ne hanno di più perché io ho iniziato ad acquistarli, ripeto, nell'ultima tranche dell'anno, però sicuramente sono state una delle scoperte più belle di quest'anno. Guardate questo quanto è bello, anche se ha dei glitter, però a me, nonostante io non li ami, lo sapete, non disturba particolarmente. E anzi, ha comunque qualcosa di spettacolare. Io, se ve ne posso consigliare uno, cioè se ne dovessi scegliere uno e uno solo, sceglierei questo perché di basi ne ho trovate tante, cioè ce ne sono tanti in giro, ottimi ombretti in crema e tutto il resto. Ma di blu elettrico di questo tipo che scrivono così tanto non l'ho trovato. Io ho acquistato, e lo sapete, diversi tipi di blu elettrico, diversi tipi di matita perché cercavo proprio una cosa che mi scrivesse all'interno dell'occhio e che mi rimanesse. Non ho trovato nulla, fino a che non ho trovato questo. Addirittura io l'ho messo il giorno, la mattina sono tornata, durato 12 ore, impeccabile. Quindi veramente questo io ve lo consiglio perché è difficile trovare un colore del genere che dia così tante soddisfazioni. Poi c'è anche questo qui che vi ho detto mi piace tantissimo, il blu notte, favoloso, questo, sono tutti secondo me bellissimi. Paradossalmente quello che mi piace di meno è proprio questo qui, che è comunque il più diciamo utilizzabile perché vedete comunque sfumato ha sempre il suo perché, però mi sembra anche che anche gli altri appunto vedete sfumati siano più o meno tutti utilizzabili come base, poi ripeto dipende dai gusti, per me anche quelli più strong sono da utilizzare come base. Tra l'altro vi voglio far vedere appena occasione un trucco realizzato con questo su tutta la palpebra e una riga di eyeliner nero e sotto una matita verde shimmer, perché questo invece di contro è opaco se non erro. Poi a volte sapete, no, quando si va un pochino a no, mi risulta rimanere opaco. E quindi, insomma, un prodotto buono che trovate a prezzo pieno a 6,90 euro con una scadenza di 24 mesi. E che invece a prezzo scontato trovate a 4,90, dipende poi dal tipo di sconto, ma sicuramente, insomma, sotto i 5 euro io non esiterei ulteriormente, magari uno. Ogni tanto mi leverei lo sfizio e comunque ce ne sono per tutti i gusti, quindi dateci assolutamente un'occhiata se li trovate in offerta. Fatemi sapere se ne avete qualcuno da consigliare in modo particolare. Io ho questo qui di Wycon che a me piace tantissimo, che è il verde, però purtroppo non dura nulla, quindi se avete un colore simile da consigliarmi della Kiko che io magari presa da altri colori non ho visto perché non mi sembra di aver visto un colore così forte. Fatemelo sapere perché a quel punto insomma gli do un altro sguardo anch'io. Ciao ragazze.